Nel video di oggi vi mostrerò la mia routine di pulizie settimanale della cucina che seguo in base alla mia tabella e 16 idee di pulizia fai da te da mettere subito in pratica. Quando si ha una cucina piccola come la mia, bisogna creare dello spazio libero per appoggiare le cose. Libero subito il lavandino, lavando prima le cose che non vanno in lavastoviglie. Eh no, direi proprio che non entra. Prendiamo una spugna e tagliamo una striscia di circa 3 cm. Facciamo un bel taglio profondo sul lato corto e infiliamo la forchetta. Adesso sì che posso pulirla bene. Finisco di togliere le cose dal lavandino caricando la lavastoviglie. Prendo metà limone e lo uso come brillantante e deodorante. Ma visto che risciacquo prima i piatti, allora posso utilizzare metà tavoletta. Ne gioverà il portafoglio e l'ambiente. Taglio metà limone e lo strofino sul tagliere. Cospargo del sale grosso e lo lascio agire 15 minuti, dopodiché lo verso nel lavello e risciacquo. Ma non sprecherò il sale grosso, lo utilizzerò per pulire lo scarico, versando 2 cucchiai di bicarbonato, un bicchiere di aceto e l'acqua bollente. Inizio con la pulizia degli interruttori spruzzando del detergente neutro sul panno. Là. Ora la porta. Utilizzo 2 panni perché con uno pulisco e con l'altro asciugo. Passo ora al mobile dispensa, insistendo sulle impronte. Mi è venuta un'idea. Prendiamo ago e filo, 2 panni microfibra e cuciamo le etichette. Magari un po' meglio di come sto facendo io. Così abbiamo creato un unico panno, lava e asciuga. Con un lato pulisco e con l'altro asciugo. A proposito di ago e filo, ti taglio un cerchio, più o meno, nella spugna, qualche goccia di colla a caldo nella parte ruvida e la incollo nella parte interna del tappo di un vasetto in vetro. Così avrò creato un portaspilli e nel vasetto ripongo tutto il necessario per cucire. È arrivato il momento di mettere i guanti in gomma, però prima infilo i guanti di cotone che proteggeranno le mie mani. Pulizia microonde, un contenitore resistente al calore con dell'acqua e un limone tagliato a metà. Passo ora alla pulizia della mensola. Le ceramiche, porta cipolla e porta aglio. In uno tengo le formine per i biscotti. Un'idea per utilizzare vasi e portabiscotti per conservare qualsiasi cosa. Pulisco prima con un lato del panno e poi utilizzo l'altro per asciugare. Pulisco l'esterno del microonde, il tavolo, e la parte anteriore della cassettiera. Ora che si è raffreddato, posso pulire l'interno del microonde. Farò risplendere l'interno del bollitore versando qualche fetta di limone, l'acqua al massimo del livello e lo faccio bollire per qualche minuto. Oh bene, una giornata nuvolosa, l'ideale per pulire vetri. Il miglior panno per pulire vetri? Il tessuto anindotape. Ne ho acquistato diversi metri al negozio di tessuti. Pulisco ora la cappa, tolgo tutto e appoggio sul ripiano. Spruzzo, pulisco,
risciacquo, asciugo, passo ora ai pensili superiori. Le piastrelle, il top, e come attività extra ho la pulizia del mobile delle pentole. Svuoto, passo un panno inumidito con del detergente neutro. Pulisco i fornelli, passando il lato morbido della spugna con del detersivo per i piatti. Risciacquo, asciugo. E per lucidare l'acciaio, qualche goccia di olio. Pulisco il top, passo prima il detergente, risciacquo asciugo. E ora la parte bassa dei pensili. Pulisco ora la parte esterna e interna del frigorifero. In mezzo litro di acqua calda, sciolgo un cucchiaio di bicarbonato. Una veloce rassegna per capire cosa buttare. E una passata di straccio sui ripiani. Taglio qualche pezzetto di sapone di Marsiglia. Faccio un'apertura profonda nella spugna. Inserisco qualche scaglia di sapone. Ho creato una spugna saponata pronta per l'uso. L'ideale per i mobili in legno bianchi, passandola dal lato morbido. Il mio lavello non è tanto lucido. Allora prendo metà limone e lo strofino all'interno e all'esterno delle vaschette. Risciacquo. E dovrò usare gli occhiali da sole per non restare abbagliata.